Un'osservazione, seguimo fermati giustamente per il tempo, fino al 12 di maio 1797. Due parole per favore, professor, su la magna bandiera a Perasto, la bandiera di guerra che senta solo il 23 agosto, tre mesi e mezzo dopo. Gli italiani vuol far credere che l'arrivo dei francesi sia stato tutto in silenzio, stabeo, campane, gente che si lava, arriva ai nostri. No? Io sta sorvegliando per tutto, nello stato della terra e anche nello stato della mare. A Zara, a Perasto, a Cherso, a Osseo, dappertutto. Tutti si sollevavano per difendere lo stato veneto, ma il popolo, sapete, non i patrizi. La gente comune, la gente come noi. A Perasto, lo sapete tutti, quello che è successo, la bandiera della flotta veneta difficilmente arrivava a Venezia, poche volte arrivava a Venezia. Il gonfalone della flotta si fermava nelle bocche di Cattaro, a Perasto, attualmente in Montenegro. E due anni fa il sindaco di Cattaro è venuto qui a Venezia, era anche l'altra settimana in Venezia, e il Montenegro aveva da poco ottenuto l'indipendenza dalla Serbia. Lei capisce qualche parola poca di veneto, e allora abbiamo detto che Eurici l'aveva liberato, e lei ha risposto che ne faceva tanti auguri perché anche noi potessimo seguire quella strada del Montenegro, dell'indipendenza. Comunque, ritorniamo a Perasto, che c'era su questa cittadina veniva conservato il gonfalone della flotta, e 12 ragazze delle famiglie più importanti di Perasto, a turno, il turno credo durasse un anno, facevano la guardia al gonfalone. Perasto aveva questa funzione nell'ambito dell'organizzazione della Repubblica Veneta, conservare il gonfalone della flotta. A Lepanto, per la domenica 7 ottobre, giorno di Santa Giustina, i 12 ragazzi di Perasto erano nella nave di Sebastiano Venier a difesa del gonfalone. 8 di questi ragazzi sono morti, ma il sangue di questi ragazzi ha segnato il cerchio, e su questo cerchio la spada di Allah si è fermata e i turchi non hanno toccato il gonfalone. Nel 23 agosto del 97, quando sono arrivati gli austriaci, il generale Rukavian è entrato in città e ha detto che da quel momento erano austriaci. Sono avanti, improvvisamente sono diventati italiani. E questi che hanno detto mangiava persone, e origine veneta e origine austriaci. E che quindi per cortesia questo signore se ne andasse. Rukavina ha portato dentro le bocche la flotta e ha minacciato di bombardare Perasto. Allora è intervenuto il provveditore veneziano, che non mi ricordo in questo momento, non mi ricordo chi era, e li ha convinti. E allora cosa hanno fatto? Visto che non poteva fare altro, i 12 gonfalonieri, che fra l'altro avevano un privilegio particolare, intanto costituivano un corpo speciale dell'esercito della Marina Veneta, perché sapete che il Veneto non aveva un esercito se non gli schiavoni o l'inizio, ma insomma non era così importante come la Marina. Avevano il privilegio e l'onore di mangiare assieme al capitano generale della Marina, cioè l'ammiraglio comandante della flotta. Visto che erano la stessa nave, avevano questo privilegio di mangiare assieme. Sono andati a prendere il gonfalone e sotto c'era la popolazione che stava aspettando. Passa un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, questi qua non vengono più su, cioè, rimane su, vedete cosa è successo, ma a fare quattro scalini, e li trovano che piangevano sopra il gonfalone. Alla fine gli dai forza, ormai se puoi fare altro.
mettono i gonfaloni su un vassoio d'argento, seguono giù per le scale, nella piazza la gente così, tutti in processione, portano il gonfalone nella chiesa, sotto la pietra dell'altar maggiore, e la nascondono lì, perché nessuno toccasse il gonfalone in attesa del ritorno dei venti. Il discorso sono qua, è una cosa, visto che sei breve, è una cosa che fa i brividi, perché se pensate cosa succede quando un dominatore va via, tutti quanti grigia ladro, tiro qua, fallire Dio, no? Bene, quando che lo andiamo via da qualche posto la gente piangeva. E lui dice sto discorso, in sto amaro momento, in sto ultimo sfogo di amore, di fede al Veneto Serenissimo Dominio, e il gonfaion della Serenissima Repubblica ne sia di conforto, cittadini, che la nostra condotta passata, che si crede questi ultimi tempi, e rende più giusto sto atto fatale, ma virtuoso e doveroso per noi. Savarà da noi i vostri fiori, è la storia del giorno e farà sapere a tutta Europa che per asto gadegnamente sostenuto fino all'ultimo l'onore del Veneto gonfaion, onorandolo questo atto solenne e deponendolo bagnà dal nostro universal e amaro pianto. Sfoghemosi cittadini, sfoghemosi pur, ma in sti nostri ultimi sentimenti che si gia la nostra gloriosa corsa sotto il Serenissimo Veneto Governo, rivolgemosi verso sta insegna che lo rappresenta e su dea sfoghemo il nostro dolore. E qua è la frase che ha fatto il giro d'Europa. Per 377 anni la nostra fede, il nostro valore, era sempre custodia per terra e per mare, per in ogni dove chi nega c'ha mai suoi nemici, chi si stanca qui della regione. Per 377 anni le nostre sostanze, il nostro sangue, le nostre vite, e se stai partito, San Marco. E felicissimi sempre se avemo reputato ti con nu e nu con ti. E sempre con ti sul mar siamo stati illustri e virtuosi, e nessun con ti ne ha mai visto scampare, e nessun con ti ne ha visto vinto o spaurosi. E se sti tempi presenti infeissi per imprevidenza, per dissensione, per arbitri illegali, per avvissi offendendi a natura il diritto dei genti, non te cavesse cava via, partì in perpetuo, sarebbe stata le nostre sostanze, il nostro sangue e la nostra vita. E piuttosto che vederti vinto e disonorato ai tui, il coraggio nostro e la nostra fede, se cavrà sempre io con te. Ma sa che altro non resta da far partì, e il nostro cuore sia l'onoratissimo Totomba, il più puro e il più grande elogio e nostre anime. E questi, piangendo, i gasconto sotto l'altare, e il gonfaion della Repubblica. Mi viene in mente quello che ha fatto per i carabinieri, che staccando il gonfaion dal tanco di Piazza San Marco, io va a calpestare, offendendo tutti gli altri. Viva San Marco! Finiamo la serata con un piccolissimo aneddoto. I tosi della Milizia Veneta, il gruppo delle celebrazioni storiche, tanti di voi conosce, il quale Alberto Montagnar, che sei a capo del gruppo, vi sarà a Perasto in agosto. E parlando con le autorità del posto, che si sta a contare che insegna storia veneta in Montenegro a Perasto, quindi comunque in Montenegro non c'è tacà, no? Ben di là. Quanto ne fai Alberto al mese? 12 ore al mese. 12 ore al mese di storia veneta. Qua 0 ore. Quando che ne gavano là, io mi sognato un po' di più. E vi capivo che insomma per il popolo veneto c'è veramente tanto da fare, e se tutti vi accetti, se vorrei dare una mano. Viva San Marco, animo e organizzarsi.